Vi ricordate il video della scalinata dove sono caduto dalle scale? Sono finito nel dirupo. Mi sono rotto il gomito, mi è entrato un ferro sotto l'ascella e tuttora non ho l'uso del bicipite, che appunto sto cercando di recuperare, e mi sono preso una marea di insulti per colpa dei telegiornali che diffondono notizie false. Ecco, la storia non è finita qui, perché ho preso anche delle multe assolutamente senza un senso. Andiamo a farci un giro in bici perché sono nervoso, intanto vi spiego tutto. Ah no, giusto, no, scusate, oggi non dobbiamo usare lei, ma usiamo lei. La mia nuova NS Bikes Define 180, che avete visto tra l'altro nel video dove la montano in Maranza. Via questo! E qui dentro, come vedete, ci sono dei nuovi caschi Bluegrass. Caschetti nuovi, integrali, ma per ora non abbiamo tempo. Periodo, cioè veramente infortuni dietro infortuni, così ho bisogno di staccare, andare a girare un po' in bici. In più poi ci si mette anche questi problemi che avete sentito inizio video, che adesso vi spiego. E un canale come il mio che parla di sport, cioè lo sapete anche voi, quando ti fai male sei fermo a casa. E io, cavolo raga, c'ho delle idee in mente di video, di esperienze, però mi si bloccano quando mi faccio male. Quindi a sto giro ero lì che dicevo no, che sbatta, devo rimandare altre idee fighissime. Ho detto ma sai cosa c'è? Ho montato la bici, non l'ho ancora provata perché non potevo ancora salire in bici. Filmo, parlo e mi rilasso. Quando c'è una bici nuova così figa e a casa ferma, come fai a non andare a provarla? Quando lo tiro per tirare sulla bici, lì mi manca un po' di forza. Cioè, più che forza, mi toglie le forze, ecco. Ma che cazzo. Ok, ci siamo quasi, raga. Non so se avete notato, ma nel montaggio della bici, i primi Maranza che mi hanno montato il manubrio, gli hanno tirato delle grattate. Qua, non so se vedete che grattate ci sono, questi segni bianchi. Per fortuna che mi posso permettere di fare questi contenuti grazie ai miei sponsor che supportano le mie idee malsane. Madonna, schifo. Mamma mia, il guado. Ecco, lavato le scarpe alla prima. Vedete questa linea qui in mezzo? L'ho fatta con la talaria. Volevo farla anche oggi in bici. Oggi potrebbe essere top 10 pesate questa. Veramente scivolosa a piedi. Salgo sta salita, quando arrivo in cima vado nel prato e vi racconto cosa cavolo è successo dopo la scalinata. Mannaggia quel porcaccio del porco. Me magno Cristo, corra cu, corra cu. Mannaggia il va bene, affanculo. Ah, pezzo di merda di un gomito, mi fa incazzare. Dai. Va bene, affanculo. Mannaggia quel porcaccio. Però probabilmente tutti avrete aperto il video per capire cosa è successo. Le mosche si appoggiano sulla merda, quindi. Dopo il video sulla scalinata ho preso ben due multe. Una settimana dopo aver pubblicato il video mi chiama polizia municipale di, non dico il paese. L'abbiamo chiamata perché volevamo convocarla qui. Io dico, però io non sono di lì, io sono di Monza. Non credo che verrò dalle vostre parti a meno che non sia un'urgenza estrema. Ok, no, vabbè, volevamo capire cos'era successo sulla scalinata. Quindi gli ho spiegato tutto al telefono e gli ho anche detto, ma se volete fare una chiamata per vedermi in faccia, facciamo una video call. E mi fa: ah no, noi quelle pratiche lì non le usiamo. Dopo che durante il Covid c'erano solo video call, improvvisamente loro le pratiche così non le usano. E va bene, fa guardi. Stiamo contestando semplicemente delle sanzioni perché lei stava andando col velocipede sulla scala. Per il codice della strada, con il velocipede non si può andare né sui marciapiedi né sulle scale. Le stiamo contestando questa cosa, sarebbe una sanzione amministrativa. Ah ok, va bene. E io gli ho spiegato tutta la faccenda, gli ho detto che comunque sulla scala non abbiamo visto nessun divieto specifico, che comunque siamo atleti professionisti e lo facciamo solo per creare contenuti e assolutamente abbiamo specificato di non imitare il nostro gesto. Dopo circa una settimana mi richiama la stessa poliziotta, molto gentile, sempre molto educata nei miei confronti, e mi dice: signor Testa, le dobbiamo inviare due sanzioni sostanzialmente. Lasciando stare gli importi, ma è proprio la tipologia delle due multe che fa assolutamente ridere. La prima: che lei praticamente non ha denunciato il sinistro dopo che è avvenuto. Aspetti, scusi, cioè, nel senso che io dovevo chiamare la polizia per dirgli: pronto polizia, sono caduto sul sentiero. Cosa non ho capito il senso. Eh sì, perché lei quando fa un incidente, se lei è caduto e ha rotto qualcosa, noi dobbiamo poterlo valutare per vedere se ha creato qualche danno.
C'è lì la spazzatura in giro, ci sono ferri vecchi ovunque, ci sono lamiere, ci sono pezzi di ferro che escono, lasciando stare il fatto che sia tutto a norma lì, che non credo. Cioè tu mi vuoi dire che se lì uno su quella scalinata cade a piedi giù di lì e metti che fortunatamente si rialza e va a casa, no, non deve andare a casa, deve chiamare la polizia per dire: sono caduto giù da un muretto e dovete venire a vedere se ho rovinato il vigneto sotto con tutti i ferri vecchi. No, no, cioè, vabbè, non ho insistito, cioè gli ho solo detto: ah, ok, non lo sapevo, mi scusi. La seconda multa invece perché lei ha perso il controllo del mezzo. Gli faccio: cioè? E a tutti gli effetti lei lì non aveva il controllo del mezzo. No, sono caduto, quindi, cioè, ho sbagliato e sono caduto. Quindi non aveva il controllo del mezzo. Ho detto: ok, mi scusi, va bene, non volevo. Vabbè, gli dico: va bene, ho perso il controllo del mezzo. Ok, adesso, io queste multe non le ho ancora ricevute. Quando mi arriveranno le pagherò. Non ha neanche senso star lì a menarsi, a far ricorso, mille sbattimenti. Mi dovete spiegare se secondo voi ha senso prendere due multe del genere. Io trovo che queste due multe siano state date probabilmente a qualcuno il mio gesto non è andato giù e di conseguenza si sono aggrappati agli unici due articoli che, diciamo, possono essere un po' liberamente interpretate. Noi abbiamo fatto questa impresa perché volevamo registrare un video, non c'erano divieti, non abbiamo rovinato niente, non c'è bisogno di raccontare ancora tutto, ho già fatto un video dove spiego già tutto. Ma voi mi dovete dire se si può che in Italia uno prende due multe del genere. Volevo raccontarvi questa roba e intanto sfogarmi facendomi un giretto in bici. Quella. Buongiorno. Qua al merdaio. Mamma mia, era scivolosissimo oggi. Hai passato una moto, eh? Multa. Scivolino. Qui sta franando tutto, raga. Cioè c'era un albero lì, Top 10 pesate. Come i top 10 party ride, questo è top 10 pesate. Siamo arrivati all'ultima curva del Terrachiarese Trail. Qui c'è un trail incredibile, non ho idea di chi l'abbia costruito. C'è questo doppio bello grosso che però oggi non farò assolutamente. Però magari i saltini che ci sono sopra li faccio. Eccoci che entriamo. In questo momento il mio cervello sa come si fa a girare, sa come mi devo muovere, ma il gomito non mi segue, il braccio non mi permette di imprimere forza sulla bici come voglio. Settimana prossima c'è il Crankworx. Le pettine è a posto qui però, Tip e si va dentro di lì. Sempre bello girare in bici però, E concludendo il discorso della polizia che mi ha chiamato, il comune di quella città lì non ha niente di meglio da fare se non multare un ragazzo che ha fatto un video su una scalinata, piuttosto che preoccuparsi di risolvere i veri problemi che ha quella città, tipo l'ospedale che fa veramente schifo, dove non c'è nemmeno un ortopedico presente. Quindi si preoccupassero di risolvere i problemi veri invece di multare una cagata per prendere 80 euro. Andate a f***. Mi sono fermato un secondo che tra poco una call con Red Bull per parlare dei party ride di quest'anno. Nel mentre che faccio questa call vi lascio le tappe del party ride 2024. I party ride quest'anno saranno una bomba, ragazzi. Stiamo lavorando da mesi per organizzarli. Stiamo cambiando l'evento, lo stiamo ingrandendo e quest'anno vedrete che ai party ride sarà una rivoluzione. Grazie a tutte le persone che sono coinvolte e soprattutto a tutti i bike park che credono nei party ride. Vi consiglio assolutamente di venire. Tra l'altro vedo nella GoPro con questi occhialini nuovi di Out-Off, raga. Non sono quelli col pannello solare, a sto giro. Questa volta ho preso gli occhiali piuma, che sono gli occhiali più leggeri in assoluto e sono creati apposta solo per andare in bici. E chiaramente, siccome in tanti me l'avete chiesto, sì, Out-Off, raga, non fa solo gli occhiali col pannello solare che comunque costicchiano, fa anche occhiali normalissimi come questi che ho addosso, che per il riding, chiamandosi piuma, sono talmente leggeri che proprio non si muovono assolutamente e non sembra di averli addosso intanto che girate in bici. 4 info velocissime: 16,8 grammi di occhiali, raga, lenti fotocromatiche e polarizzate, e il frame è fatto con
diffuso di carbonio. Quando vi dico che Out Off è un brand in cui credere, perché fa le cose fatte come si deve, c'è un motivo, raga. Sapete cosa c'è in descrizione? Comunque la bici fa paura, super maneggevole, mi piace che è bella reattiva come piace a me la bici. Poi grazie un po' anche al fatto che gli ho messo manubrio switch un po' più raisato, mi tiene la guida un po' più alta, quindi non mi sento puntato, mi sento su bello dritto, tranquillo. Ma che merdaio c'è qua, oh, smerda, ma che cazzo è successo qui? Ma porca troia, ero pulito. Qui vediamo, oh, techy passage, faccio così qua. Ok, qui siamo veramente un vecchio di 80 anni dopo gli ultimi infortuni. Tenete conto che io più o meno ho fatto agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre e inizio gennaio veramente chill. Poi da febbraio ho iniziato a spingere e ho girato intensamente 2 mesi. Infatti spingevo lì in dirt, cazzo, stavo ritornando forte di bestia. Dopo altri 2 mesi fermo ancora per il gomito. Un altro motivo del cazzo, ma ancora fermo. Adesso qui o scivolo o mi lavo e vado dentro col piede lì. Non so neanche perché sto cercando di salire da qui. Io spero che la gente che scrive Toto non devi rischiare per i video. Io per i video, raga, metto il 100% di me stesso, come per le gare, allo stesso identico modo, perché ci tengo nello stesso modo. YouTube è il mio principale lavoro, la mia principale fonte di guadagno e di rendita. Le gare le faccio solo perché voglio spingere i miei limiti. Essendo uno che ama girare al limite delle proprie capacità, anche su YouTube porto contenuti estremi. Non porto contenuti dove vado a pedalare nel bosco, o meglio, li porto tipo questo quando sono infortunato. E questa è la grossa differenza, che sono certo che tante delle persone che mi seguono sanno perfettamente e hanno capito, ma ci tengo veramente a specificarlo in modo tale che sia chiaro. Uscita del bosco, il mio giro è finito, adesso devo tornarmene a casa, proprio perché oggi ho un'ecografia, perché come vedete l'apertura del gomito ce l'ho, la sto recuperando, ma il bicipite, questo è il mio bicipite ad oggi, è passato un mese dalla caduta e non si attiva per niente. La vita, raga, mi sta mettendo alla dura prova. Sono stato veramente pieno di infortuni e di situazioni al limite, che però alla fine me le sono cercate e non le rimpiango, le rifarei tutte. Cioè, non è gli infortuni li prendo, sono cilio. Però mi sta sulle balle che dall'anno scorso, quando più o meno mi sono rotto il polso al Monza Pizza Bike Park, le ho fatte tutte e non ho ancora avuto un periodo un po' lungo dove ho girato senza infortuni. Spero che questo video vi sia piaciuto e vi assicuro che a me è servito un sacco parlare con voi e spero di comunque portarvi altre avventure estreme al limite presto. Bella.